Sale sul palco, ma c'è già sul palco Tommaso Schiaffino, designer e creative director. Allora, c'è già anche il microfono, presenti. No, 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 va bene, va bene, va bene. Presenti lei l'azienda. Allora, prenda questo, c'è problema. Perfetto, grazie. Prego, prego. Buonasera a tutti, sono Tommaso Schiaffino, designer e, come diceva, anche direttore creativo di Gemma Collection. E come vedete dal video avrete capito che non si vede prodotto e non si vede storia, perché siamo debuttanti, come dire. Il marchio infatti debutta a questo salone, a questo evento di Home Italia, e ci presentiamo con una prima collezione. La collezione che avete visto dai nomi, che si chiama Celestial, che penso si capisse anche dalla, sì, 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 certo, dall'ambientazione. Presentiamo di questa collezione due prodotti che reputiamo i più iconici e più rappresentativi dello spirito che adesso vi racconterò del design del marchio, e che sono appunto il divano aliante e il tavolo nuvola. E Gemma in realtà debutta, ma non siamo, come dire, non abbiamo dietro le spalle una storia, perché in realtà Gemma nasce dall'iniziativa di una realtà del contract, che è Genesi Italia, da cui il Made in Genesi, Made by Genesi, e quindi diciamo abbiamo già un acquisito alle spalle. Quando i titolari mi hanno chiesto di Genesi di realizzare questa collezione, questo progetto in realtà, perché come dicevo prima si tratta proprio di un marchio nel mondo del luxury, è stato un po' complesso, perché chiaramente il luxury, sapete tutto, che è un mondo molto popolato, molto vario, e sicuramente anche adesso molto indirizzato sul fashion e su una, diciamo, un DNA un po' estetizzante. Quindi ho deciso di fare una scelta coraggiosa, penso, e che spero piaccia e venga apprezzata, che è stata quella di riportare proprio il design al centro, il design inteso proprio nel senso di progetto. E in questo anche nel suo, visto che prima parlavi del Made in Italy, l'interpretazione che ho voluto dare come, come direttore creativo del marchio è stato quello di interpretare il Made in Italy nell'ovvietà, diciamo, delle finiture, dell'attenzione alle finiture e dell'alta artigianalità, ma anche dall'alto di riportare uno sposalizio interessante che è un po' nella storia del design italiano, quello cioè di arte e tecnologia. Questo spero che porti a dei prodotti innovativi, originali e chissà magari anche un po' unici. La collezione, l'ispirazione, come vedete, la prende dall'aria, dal cielo, dal mondo aereo. Gli oggetti spero che comunichino quello che era proprio nelle mie intenzioni, fluidità, dinamicità, leggerezza, ma anche poeticità ed emozione. Bene, a questo punto io direi che ho detto tutto e speriamo di incontrare tante persone che ci vengano a incontrare a vedere questa nuova collezione. Beh, innanzitutto lo ricordiamo, lei come altri state esponendo qui, quindi vi ringrazio a nome di Home Italia, che date quindi anche un senso a questo spazio nel, proprio nella celebrazione, no, del, del Salone del Mobile. Le domando anche a lei una sua definizione del Made in Italy, visto che l'ha citato. Dobbiamo arrivare a fine serata a capirlo fino in fondo questo slogan, che è un mistero per certi versi, no? Ma un pochino l'ho detto prima, direi che siamo stati un po' nell'innovazione sorpassati a destra, no, dal mondo anglosassone, direi, no? Certo. Che è molto basato sulla tecnocrazia, c'è tanta tecnologia. Ecco, io dico che forse è più interessante fare sparire la tecnologia e mettere davanti più l'arte e l'emozione, con dietro la tecnologia, ma prima l'emozione e prima l'arte. Va bene, grazie, applausi.